trattorato di ieri, tantissimi influencer hanno protestato contro i fatti successi in America, sia a George Floyd, quindi alla sua morte, che a tutte le proteste avvenute successivamente. Principalmente non caricando stories su Instagram, ma mettendo soltanto una storia, un post a sfondo nero. Fedez è stato fra questi, ma non solo, lui ha anche criticato alcuni influencer che, ok, sono comportati bene in questa situazione, ma a detta sua in passato hanno avuto posizioni tendenti al razzismo o comunque a sostegno di alcuni politici che promulgavano ideologie di questo. Espresso nei confronti di Fedez, visto che comunque loro hanno già avuto un dissing in passato, ricordiamolo, hanno da dire che almeno in una giornata così importante non è il caso di attaccare altre persone. Sembra palesemente riferito a Fedez, visto che è stato l'unico ad aver fatto questa cosa, quindi non è che c'è molto da puntare il dito. Ma comunque vi lascio le stories di Anima in modo che possiate giudicare voi stessi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video, in linea. Avete rotto i coglioni. Sono un uomo di fede, è impossibile che tu mi abbia visto su un sito del genere. Allora, non so a che cosa ti stai riferendo, se alla quarantena o altro. In ogni caso, tutto ciò che sto affrontando nell'ultimo periodo lo sto affrontando veramente in maniera positiva, prendendo solo il positivo. Quindi io spero che in futuro ci siano tante altre cose strane che mi mettano alla prova. Giornata importante, sensibilizzazione mondiale, e poi ci sono anche quei tipi di influencer che devono comunque continuare a rompere le palle ad altri influencer. Ma provate ad analizzarvi, guardatevi dentro, capite che non siete perfetti, perché non lo siete, non è nessuno perfetto. Non andate dagli altri a rompere.